Me lo chiedete da moltissimo tempo, quindi eccoci. Oggi parliamo delle tasse sui toro. Come si pagano? Cosa devo fare? Vi lascio al video. Ciao ragazzi, finalmente il video sulle tasse sui toro. Abbiamo un consulente fiscale, introduciti un po' per chi non ti conosce. Ciao Michael, grazie di avermi invitato nel tuo canale. Allora, io sono Laura Maglia Ferri, sono consulente fiscale della società Tasse Trading, società che ci occupiamo della dichiarazione dei redditi per chi ha conti trading esteri o conti trading in regime interattivo. Ok, volevo subito farti un po' di domande come ti ho già mandato, quindi iniziamo subito con c'è un minimo capitale da investire per fare la dichiarazione dei redditi e in che caso bisogna fare la dichiarazione? Allora, la dichiarazione dei redditi per i conti esteri è sempre obbligatoria perché i conti esteri devono sempre essere inseriti nel modello redditi persone fisiche. Non vi sono soglie al di sotto delle quali viene meno questo obbligo, quindi è sempre obbligatorio ai fini del monitoraggio fiscale e del pagamento delle imposte evase. Diciamo che detenere un conto trading estero comporta due obblighi fiscali. Il primo è quello di dichiarare i redditi e il secondo è quello di dichiarare e dichiarare il conto è sempre obbligatorio, senza soglie, quindi. Ok, e quando è che va fatta la dichiarazione? Cioè, se io ho investito quest'anno per la prima volta, quando devo fare la dichiarazione? Allora, se hai investito quest'anno, quindi nel 2020, dovrai occuparti della dichiarazione dei redditi a partire da gennaio 2021. Quindi si fa l'anno fiscale, l'anno successivo all'anno fiscale in corso, entro il 30 giugno 2021, che è la prima scadenza delle imposte per il modello redditi delle persone fisiche. Anche se poi noi consigliamo sempre ai clienti di contattarci nei primi mesi dell'anno, quindi nei periodi in cui offriamo poi sconti più vantaggiosi. E come faccio a sapere invece quante tasse devo andare a pagare? Allora, diciamo che la ripartistica che rilasciano i broker esteri non è mai una ripartistica conforme alla normativa fiscale italiana e necessita di una rielaborazione. Pertanto io non posso prendere i dati che mi rilascia il broker e inserire in dichiarazione dei redditi. Le imposte però sappiamo che sono del 26% su quasi tutti gli strumenti finanziari, quindi azioni, future, CFD, Forex, la valuta, e del 12,50% su obbligazioni e titoli di Stato. Però poi ci sono delle particolarità, strumenti finanziari che seguono invece una tassazione differente alle imprese. E io cosa devo dare al commercialista o al consulente fiscale in questo caso? Cioè, devo prendere un estratto conto o che dati devo dare? Toro, quindi. Sì. Allora, per il toro necessitiamo dell'estratto conto in formato Excel e in formato PDF, sono entrambi esportabili dalla piattaforma eToro, si inserisce come periodo iniziale la data di apertura del conto, oppure il 1 gennaio 2020 e come finale la data di chiusura, il 31 dicembre 2020. E se uso più di un broker invece? Cioè, devo fare qualcos'altro? Tutti i broker in regime dichiarativo devono essere inseriti in dichiarazione. Noi di Tasse Trading siamo in grado di elaborare tutti i conti trading esteri e regime dichiarativo che ci permettono una documentazione adeguata. Quindi ogni broker deve essere poi iscritto in dichiarazione. Ok, invece per quanto riguarda i dividendi, devo pagare solo la tassa che mi arriva italiana o anche quella estera? Come funziona? Allora, i dividendi sono un tema un po' cruciale in ambito fiscale perché subiscono una doppia tassazione, dividendi esteri ovviamente. La prima nel paese di origine, vengono tassati in base all'aliquota del paese di appartenenza e poi successivamente vengono tassati a netto in frontiera in Italia. Quindi abbiamo due tassazioni, la prima se ne occupa il broker e la seconda invece dovremmo inserirla in dichiarazione dei redditi. Se invece sono in perdita sul mio conto trading, devo pagare le tasse, devo fare la dichiarazione. Allora, le perdite, cioè le minusvalenze, non sono obbligatorie da dichiarare, però è preferibile farlo perché solo dichiarandole io potrò poi compensarle con plusvalenze successive. Quindi, dato che comunque il conto è un conto estero e va dichiarato, cioè nel quadro RV devo sempre farlo, a questo punto, in un'ottica di continuità di attività di trading, mi conviene dichiarare anche le perdite per utilizzarle nei 4 anni successivi. Ok, e se invece compro un'azione, poi non vendo questa posizione, devo pagarci le tasse, devo fare la dichiarazione? Allora, le imposte si pagano solo sulle plusvalenze realizzate, quindi solo sulle plusvalenze chiuse. Quindi solamente chiudendo le posizioni si crea una plus, una minusvalenza. Però rimane sempre l'obbligo, anche se non chiudo posizioni durante l'anno, di dichiarare il conto.
Ok, e invece sul capitale che ho depositato sul conto, ad esempio, ho aperto un conto trading, ho depositato dei soldi, ma non ho ancora fatto nessuna posizione. Devo dichiararli lo stesso? Allora, se non ho movimentato, rimane sempre l'obbligo di dichiarare il conto. Quando io faccio un deposito verso l'estero di qualsiasi importo, cioè non ci sono soglie minime, non esiste niente, io devo dichiarare in quadro RV ai fini del monitoraggio fiscale del pagamento delle imposte proprie. Poi sono tutte domande più o meno simili perché la dichiarazione, da quello che abbiamo capito, va fatta sempre, anche se non prelevo i soldi, quindi va fatta la dichiarazione, giusto? Le imposte non si pagano sui prelievi, questa è un'altra domanda. Sono abbastanza ripetitiva, però sono il concetto chiave con cui tutto trading va sempre dichiarato. Invece, se acquisto azioni, ETF o altro, e devo fare la dichiarazione dei redditi, anche se non ho un lavoro, ad esempio, quindi se è solo la mia unica entrata, questa? Sì, allora, i risultati dei conti trading finiscono nel modello redditi delle persone fisiche, che è un modello aggiuntivo al famoso modello 730 che tanti fanno. Se comunque non ho altri redditi, io dovrò presentare solamente il modello redditi per i redditi derivanti dal trading senza inserire poi altri redditi, però sì, devo farlo sempre. E invece se investo solo in criptovalute c'è una tassazione diversa, devo fare la dichiarazione, devo pagare le tasse? Allora, le criptovalute sono state classificate dall'Agenzia delle Entrate al pari delle valute tradizionali. Cosa vuol dire? Che per l'Agenzia delle Entrate le cripto non sono a fine speculativo. Pertanto, io dovrò versare le imposte solamente se il mio saldo in tutti i miei conti, in contributi in valuta, è superiore a 51.649.000 euro. Se supero questa soglia, devo fare il calcolo antifinanziario e pagare eventualmente il 26% sulle plusvalenze, altrimenti sono esonerato dal versare il 26%. Ok, invece sui Toro c'è la possibilità di fare copy trading, quindi copiare altre persone o altri portafogli che non sono ETF. In quel caso la tassazione è diversa, come funziona la tassazione nel copy trading? Anche nel caso del copy trading di Toro la tassazione funziona come se facessi attività di trading personale, nel senso che alla chiusura di posizioni in profitto dovrò restare il 26%, poi all'interno mi sommeranno quelli in profitto. Quindi non ci sono particolari distinzioni nell'attività del copy trading di Toro. E la tassazione dei conti esteri si può combaciare con il 730? Posso farli entrambi, solo uno? Come funziona? Allora, potrò continuare a fare il mio 730, a parte dovrò fare questa integrativa del modello redditi, poi sono i quadri derivanti dall'attività di trading. Quindi dovrò fare solo due modelli distinti, hanno anche scadenze distinte, però si possono fare comunque tutti e due. E cosa succede invece se non faccio la dichiarazione dei redditi? Allora, se non si fa la dichiarazione dei redditi si rischiano delle imposte. Imposte che devo dire non sono neanche così tanto basse. C'è la prima imposta che è l'imposta se non si dichiara, se non si dichiarano i redditi, che sono 250 euro per i primi di dichiarazione, una somma dal 120 al 240% delle somme non dichiarate. Inoltre, se non si dichiara il conto, quindi il famoso quadro RV di cui parlavamo prima, ho un'imposta fissa di 258 euro più una somma dal 3 al 15% dell'importo non dichiarato. Quindi, insomma, l'Agenzia delle Entrate sta sempre facendo più controlli con il libero scambio di informazioni tra i vari paesi, ormai accorrendo di tutti i conti intrattenuti all'estero e pertanto è importante dichiararlo. Ok, e invece quindi se dichiaro cifre diverse è più o meno la stessa cosa? Se dichiaro cifre diverse, rischio ovviamente sempre delle sanzioni. Quindi ripeto che l'estratto conto che rilascio d'oro, oltre ad essere in valuta, in dollari ovviamente, non è assolutamente conforme alla normativa fiscale italiana. Quindi non posso prendere il pinelli dai d'oro e metterlo nell'RP perché commetto degli errori che poi sono sanzionabili. E io volendo posso fare la dichiarazione da solo o mi devo sempre appoggiare a una piattaforma? Allora, fare il fai da te è un processo che noi sconsigliamo, proprio perché come dicevo prima, essendo così tanto diversa dalla normativa di report rilasciati da tutti i broker esteri, rischio sanzioni, quindi è importante fidarsi dei professionisti per poi seguire la regola e non trovarsi in spiacevoli situazioni in futuro. Ok, e invece quanto costa farla più o meno sulle varie piattaforme o se voi offrite un'agevolazione per risparmiare?
Sì, allora, il costo per la lavorazione di toro con il test trading è di 119 euro alla chiva inclusa, però a partire da gennaio, nel mese di gennaio, avremo degli sconti molto vantaggiosi. Attualmente, tra l'altro, siamo a fine anno, quindi stiamo sponsorizzando questa guida fiscale per risparmiare imposte, nel senso che alla fine dell'anno si possono attuare delle strategie fiscali per ottimizzare la tassazione. Quindi sul nostro sito, che poi magari se vorrai potrei mettere il link Sì, assolutamente. sotto, appunto potrete scaricare gratuitamente la nostra guida fiscale e adottare queste strategie che permettono effettivamente lo risparmio fiscale. Allora, ragazzi, vi lascio il link in descrizione. Poi per qualsiasi domanda o dubbio scriveteci nei commenti e c'è un'email che potete contattare o qualcosa in caso di dubbi per chiedere a te. Allora, la nostra mail è info@tassetrading.it oppure potete visitare il nostro sito www.tassetrading.it. Perfetto, quindi un salutone, spero che avete chiarito tutti i dubbi e ti ringrazio ancora. Grazie a te, buona giornata. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, un bel pollicione per supportare il video con l'algoritmo di YouTube e farlo arrivare a più persone possibili. Iscriviti se ancora non l'hai fatto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!